realtà, dopo tutte queste foto, avete riconosciuto la musica di Ennio Morricone, era C'era una volta il West, e secondo me non c'è sia il titolo che un brano che possa ricordare meglio Sergio. Avete visto anche, forse avete riconosciuto forse qualcuno, vediamo un po' di commentare insieme a qualcuno. Per esempio questa è la foto dove si vede Sergio Bonelli giovanissimo, non so perché, ecco, si ingrandisce, ecco. Sergio Bonelli giovanissimo con la madre Tea Bonelli, Tea Bonelli. Pure, andiamo pure alle urne per vederle un po'. Un'altra che si può commentare, andiamo in fondo, ecco, fra tante mostre, tanti incontri, tante amicizie, ecco, questa, vediamo questa, io ci tengo particolarmente. Qui ecco, vedete che Sergio Bonelli dà udienza a un aspirante autore di fumetti che gli porta un soggetto da leggere, e quel ragazzino lì sono io circa 25 anni fa. Portai Sergio Bonelli a sottobraccio dei fogli e lì c'era il soggetto della mia prima storia di Zago, e ecco che quest'uomo mi ha cambiato la vita, e anche questo è non è soltanto per me, per tutti gli autori di fumetti che Sergio ha scoperto, tu che è stato talent scout, e poi ci sono anche Fede Bastianovis insieme. E infine ecco, vorrei parlare di questo adesso, vediamo queste ultime tre foto. Allora, queste foto che vedete adesso sono le ultime foto note di Sergio Bonelli prima della morte. Sono state scattate il 29 di luglio dell'anno scorso. Sergio è morto il 26 di settembre, quindi a meno di un mese dalla morte. Sergio stava benissimo, era venuto con noi a Rimini, cioè da Rimini Comics, e si festeggiava a Rimini Comics i 50 anni di Zago. Sergio ha avuto dei bagni di folla, un standing ovation, è stato contentissimo di parlare al pubblico, non c'era niente che lasciasse pensare che meno di un mese dopo avremmo pianto la sua scomparsa. E il momento in cui io ho scattato questa foto era una sera alla fine della manifestazione, dove dopo la fine del concerto Zago, il King of Darkwood di Graziano Romani, voi sapete che c'è questo grande cantautore rocker italiano che ha dedicato a Zago un disco e ha fatto un concerto in onore dei 50 anni di Zago, un concerto in cui c'era anche tanta gente, no? E c'era Sergio che, nonostante insomma che lui non fosse più ragazzino, nonostante tutto, fosse stanco dei giorni di manifestazione, come galliera non si tira mai indietro di fronte neppure all'Etna, Sergio è stato fino a mezzanotte anche lui in mezzo alla gente a vedere il concerto di Zago. Alla fine si avvicina agli zagoriani, il pubblico che era rimasto, e ai musicisti. Vediamo la foto dopo. Ecco, questa è la foto di Sergio Bonelli accanto alla band. Qui vedete che accanto c'è Graziano Romani, batterista, bassista, chitarrista, la band del gruppo di Graziano Romani con cui ha fatto il concerto. Allora, dopo questa foto si avvicina a un gruppo di zagoriani che aveva assistito al concerto. Eccola qui. Tutti stavano andando via, ma questi zagoriani hanno detto facciamoci una foto insieme. Ecco, questa io credo che sia l'ultima foto di Sergio che io credo sia stata scattata, e vedete che il modo migliore per ricordarlo è questo. Ecco, Sergio, l'ultima foto, è in mezzo alla presenza. Per puro caso, c'è il nostro amico Luca che viene da Rovigo, pensate, da Carrera da Rovigo, se te sei quella foto, Luca, mi sembra di vederti, e quindi anche te ti ricorderai di quel momento. Va bene, dai, torniamo a parci di nuovo.